Parliamo di scuola perché non arrestano la loro protesta, la loro richiesta di tornare in aula in sicurezza. Sono gli alunni, gli studenti del liceo ospedalieri di Catania. Noi abbiamo in collegamento Edoardo Barbagallo, rappresentante di istituto. Intanto buongiorno e benvenuto qui su Radio Fantastica. Buongiorno a voi e grazie. Allora, oggi suona la campanella, si ritorna in aula in sicurezza? No, purtroppo no. Infatti è ancora dopo una settimana dall'inizio delle lezioni teoriche e poi dopo qualche giorno da quando siamo tornati in aula, ma siamo finiti in DAD, che non abbiamo notizie dalla regione, purtroppo, e neanche dal governo centrale. Esattamente voi cosa chiedete? Noi chiediamo un rientro in aula, sì, ma in sicurezza. Questo vuol dire un distanziamento nelle aule effettivo, non col metro flessibile, mascherine FFP2, fornite gratuitamente agli studenti, poi uno screening periodico della comunità studentesca, non dimentichiamocelo, ma anche sistemi di aerazione nelle aule, perché al momento il nostro sistema di aerazione consiste nell'aprire la finestra, e se in estate siamo fortunati perché siamo al sud, in inverno comunque come oggi fanno 6 gradi, 10 gradi, e non è fattibile. L'ho capito, ha detto metro flessibile? Metro flessibile, sì. Cioè? Cioè, dal momento che nelle aule non si può mantenere un distanziamento sociale effettivo con il metro, viste le dimensioni ridotte delle aule, oppure come vogliamo vederla, anche il numero eccessivo di studenti in ogni classe, allora si è introdotto il metro flessibile. Cioè, mi sta dicendo che anche il metro può essere interpretato? Non è per tutti di 100 centimetri? Esattamente. Ah, ok. E quindi ritorniamo in classe, non si garantiscono tutti i distanziamenti, non si garantisce la reazione, e a questo punto la scuola cosa risponde? La scuola tutta quanta, perché non è una battaglia di studenti. Ovviamente non solo l'ospedalieri, la scuola intendo come istituzione. Ovviamente. Beh, la scuola, diciamo che dal governo centrale non arrivano risposte favorevoli. Infatti, anche confrontandoci con la nostra dirigente scolastica, ma anche con altre scuole, abbiamo ricevuto come risposta: aspetterete, aspettate, arriverà tutto. Invece non è arrivato niente. Eppure la comunità che vive la scuola, la comunità studentesca, e non solo, la comunità scolastica che vive la scuola ogni giorno, percepisce questo clima in cui siamo ancora una volta messi in fondo all'agenda politica del nostro paese. È molto sentita questa cosa, cioè noi chiediamo di essere ascoltati, e non è una battaglia di studenti per gli studenti, ma tutti quanti gli studenti chiedono di tornare a scuola in sicurezza, come però lo fanno anche i professori. A proposito di arrivi, sono arrivate a scuola le mascherine FFP2? No. Quindi sostanzialmente tra poco suonerà la campanella, rientrerete in classe. Il metro di distanziamento è flessibile, quindi a dir poco discutibile. Le finestre devono stare aperte con questa temperatura? Sì, esattamente. Comunque, facendo riferimento alle attuali normative vigenti in caso di contatto con positivo nelle aule, o comunque in caso di positivi nell'aula, perché a partire da un caso positivo nella classe scatta l'obbligo di mascherina FFP2, che non è gratuita per gli studenti. Voi, giusto qualche giorno addietro, siete scesi anche in piazza a protestare, avete fatto sentire la vostra voce. Le istituzioni locali vi hanno accolto, vi hanno detto qualcosa? Purtroppo, nonostante il favorevole riscontro mediatico, non abbiamo avuto risposta dalle istituzioni, ed è per questo che oggi con il nostro sciopero chiediamo anche un tavolo con la città metropolitana, il prefetto e la provincia che si occupa della scuola. Noi ringraziamo Edoardo Barbagallo, rappresentante di istituto e liceo ospedalieri di Catania. Noi ovviamente continueremo a seguire anche quella che è la vostra protesta, ma in generale quella che è la richiesta di sicurezza che viene dal mondo della scuola. Grazie ancora, buona giornata e grazie adesso a lezione. Buona giornata.